Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Allora, Jasmine Cristallo, fa molto discutere la scelta di Elly Schlein di nominare tra i quattro vicepresidenti dei deputati del Partito Democratico Paolo Ciani. Allora, chi è Paolo Ciani? È un politico che viene dalla comunità di Sant'Egidio, si dichiara pacifista, ha votato contro l'invio di nuove armi in Ucraina e non è iscritto al Partito Democratico. Ha ragione chi parla di PD in confusione? Io davvero non riesco a comprendere perché si stia urlando allo scandalo. Quando è stata costruita quella lista, è stata costruita con varie realtà al suo interno, tra cui Demos e anche degli esponenti esterni al Partito Democratico. Che sarebbe il partito di Ciani, esatto, che fa parte del gruppo parlamentare del PD. C'erano anche degli indipendenti. Tra questi indipendenti c'era anche Elly Schlein, che adesso è segretaria del Partito Democratico. Quindi quella lista è stata costruita in questo modo e non capisco perché dovrebbe risultarci difficile comprendere che una personalità autorevole come quella di Ciani, che tra l'altro rappresenta un mondo che io sono convinta che il Partito Democratico non possa lasciare ai veri putiniani, perché deve trovare cittadinanza all'interno del PD anche la parte pacifista. C'è un signore che si chiama Zuppi, che in questi giorni sta in Ucraina mandato dal Papa e fa parte della comunità di Sant'Egidio, così come Ciani. Quindi non riesco a comprendere dove sia lo scandalo e quale sia lo scandalo. Forse il fatto che il figlio del presidente della campagna De Luca abbia perso il suo ruolo, anche questa è una cosa che non riesco a comprendere perché abbia questo tipo di reazioni, in quanto non è che quei ruoli si possono avere per sempre, sono cambiati tanti altri ruoli ed è cambiato anche quello. E Marco Travaglio...